Ciao amici, come sapete sono tornata da poco dall'India, dove vado due volte all'anno per lavoro, diciamo così, ed è sempre interessante. Se volete vedere il video del mio viaggio, andate nel link in descrizione. Quest'anno, giusto prima di partire, qualcuno di voi mi aveva scritto per avere il mio parere sull'olio di cocco, perché era uscito un articolo di una ricercatrice di Harvard che lo demonizzava totalmente. Diceva che era pieno di grassi saturi. È vero che l'olio di cocco è pieno di grassi saturi? Ma bisogna sapere che non tutti i grassi saturi sono dannosi e in questo video vi spiego perché. Tra l'altro sono rimasta stupitissima perché in Kerala, dove vado io, proprio lì, l'olio di cocco da sempre è considerato la base della loro cucina, un po' come l'olio di oliva per noi. E lì sono tutti ben nutriti, ma magri, tonici, in forma, senza colesterolo alto e con poche malattie cardiovascolari, proprio grazie all'olio di cocco. Lo usano per cucinare, per fare i dolci, per friggere. Lo usano anche così a crudo come medicina e sulla pelle, sui capelli che sono sempre bellissimi. Il segreto è l'acido grasso a catena media contenuto nell'olio di cocco che è l'acido laurico. In realtà è ricchissimo di benefici. È stato dimostrato che aumenta i livelli di colesterolo buono HDL con un effetto protettivo sul rischio cardiovascolare. Ovviamente parlo di olio di cocco puro, non idrogenato e estratto senza l'uso di chimica. Ma non basta. Una volta ingerito, l'acido laurico viene convertito in monolaurina, un monogliceride dalle proprietà antivirali, antimicrobiche, antiprotozoiche e antifungine. L'acido laurico è un grasso contenuto anche nel latte materno, dal 5 al 7% della sua composizione totale, per proteggerci fin dalla nascita. Quindi come può farci male? Bello, vero? Ma come sai tutte queste cose? Io leggo libri. Sì, ma con la cultura non si mangia. E figuriamoci con l'ignoranza. Io non mi nutro solo di cibo, ma anche di lettura. Mi sono procurata questo libro italiano che spiega le virtù, le proprietà e l'utilizzo di questo fantastico alimento. È delle edizioni Punto d'Incontro, la casa editrice specializzata nel benessere naturale e mio sponsor. Nel libro sono descritti moltissimi benefici di questo alimento, sia interni che esterni. Per esempio, lo sapevate che l'olio di cocco fa dimagrire? Addirittura riduce il grasso addominale, accelera il metabolismo, fa bruciare più calorie senza provocare accumuli di grasso. Molte persone sono dimagrite semplicemente prendendo 2 cucchiai di olio di cocco al mattino e durante il giorno seguendo un'alimentazione equilibrata ma non troppo privativa, senza ridurre le quantità e senza cambiare le abitudini. L'olio di cocco regola l'appetito e permette di entrare e restare nella zona brucia grassi più facilmente. Nel libro sono descritti molti utilizzi dell'olio di cocco per l'estetica, per esempio come fare l'impacco per i capelli con i tempi di posa e come creare un lucidante idratante per le unghie. Una ricettina con gli oli essenziali che voglio proprio usare per le unghie secche. E poi ci sono ricette dolci e salate buonissime e sanissime. Tutti questi e molti altri utilizzi dell'olio di cocco su questo libro. Diventa anche tu un esperto di salute naturale come me con i libri giusti. Se ami la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video. E noi ci vediamo nel prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Leggi libri e vivi meglio. Ciao.